Per imparare la batteria ci sono diversi sistemi, ognuno è valido ma soprattutto è soggettivo. Quindi quando cerchiamo di ottenere un risultato vale la pena provarli tutti uno dopo l'altro finché non riusciamo a trovare quello che funziona per noi. Il primo sistema, o comunque quello più utilizzato, è quello di emulare, copiare, imitare ciò che sentiamo, ciò che vediamo. In pratica è ciò che si fa quando si ascolta una canzone o si guarda un video, cercando di riprodurre il contenuto. È sicuramente il sistema più utilizzato, ma a volte non è efficace. Soprattutto ad esempio quando l'audio della batteria è sommerso da tutti gli altri strumenti. Non c'è una ripresa multicamera che ci fa vedere tutti gli aspetti nei dettagli e quindi non riusciamo a capire tutti i passaggi con chiarezza. Un altro sistema molto valido è certamente quello di cantare, cioè dare un suono a quello che dobbiamo eseguire. Ad esempio, il classico tempo di batteria di We Will Rock You dei Queen. Tum tum pra, tum tum pra, tum tum pra, fino ad arrivare anche a ritmi più complessi. 3, 4, Se ripetete quello che dovete suonare, mani e piedi vi seguiranno. Questo sistema onomatopeico è molto utilizzato, ad esempio, dagli indiani per lo studio del ritmo. Paradiddle sono esercizi onomatopeici, dove para sono i due colpi singoli e diddle è il doppio colpo. È sicuramente molto utile dall'inizio imparare alcune figurazioni ritmiche sostituendole con delle parole. Ve ne metto qui alcune suddivise in sillabe. Junior, allora, tutto chiaro la lezione di oggi? A te cosa piace di più fare? Ti manca solo la parola.